Eccoci qui in questo nuovo video. Oggi ho intenzione di far parlare le slide, di non spiegarvi le cose, ma di farvele vedere. E il tema del video è questo mindset: funziona o non funziona? Parte tutto dal 16 ottobre del 2011, la prima volta che ho comprato un ETF, che l'ha fatto comprare mio padre, e lì è stato il primo incontro col mindset, perché non capivo cosa volesse dire. 20 anni e se WeBank fallisce, cioè, come posso immaginarmi fra 20 anni? E quindi ho deciso di provare a spiegarvi l'impatto che ha un mindset corretto, che ha il mindset in generale, sulla nostra operatività. Io sono Francesco Buzzi, trader investitore e founder di Batsway.it. Vi aspetto lunedì sera alle 21. Il 13 settembre alle 21 orario italiano per la diretta in cui approfondisco questo argomento ed è una lezione gratuita, frontale, densissima e molto diretta, cioè non è consigliata a chi è debole di cuore, vorrei dire, è molto tosta, è la lezione di cui vado più fiero, quindi link in descrizione, sbloccaprofitti.com e direi di partire subito dopo la sigla. Sto provando il microfono della webcam e spero si senta un pochino meglio. Sono un pochettino improvvisato, è vero, sono a casa di mia sorella, ho tutti i comfort della storia, ma non ho ancora preso un microfono adatto, dovrei magari prenderlo prima di andare a New York, di cui ho il volo domenica mattina. Vabbè, stavo tergiversando, va bene, ok, me ne rendo conto. Partiamo con le slide. Quindi, il mindset a effetti concreti, ecco 5 esempi. Primo esempio, un conto è dire o sapere, un conto è guadagnare. Fare, questa è una cosa estremamente sottovalutata. Ho sentito dire da un analista finanziario di un certo livello che per gestire l'emotività basta avere conoscenza. In realtà non è così, cioè non basta dire non aver paura per non aver paura, ok? È un po' come trovarsi nei film horror, tu lo sai che sta per arrivare il jump scare o insomma la cosa che ti farà saltare sulla poltrona, spesso e volentieri però salti lo stesso, non basta la competenza, no? E questa è una cosa molto importante, una delle più importanti in assoluto che ho imparato sul mindset. Un conto è quello che effettivamente ti ritrovi a fare. Cioè, operativa, la tua strategia di trading, come si evolve, che click fai, che scelte fai, è un conto è quello che pensi di sapere, le tue competenze, il dire no perché i rendimenti sono questi, la strategia si compone di questo, tutto bello, ma è diverso da quello che effettivamente fai. Questa è una cosa molto importante. L'esempio di cui vi ho parlato anche in un altro video è quello di un investimento a lungo termine, su Monster. Facile, è tutto chiaro, cioè Monster fa molti più soldi di SP5, dell'SP5, l'azienda Monster, quella che fa le lattine di Energy Drink, fa molti, molti più soldi dell'SP500, ha un ritorno medio annuo del 26,76%, lo possiamo vedere qua rispetto al 10% dell'SP500. In questo arco temporale, perché poi l'SP500 quando è nato ha una media dell'8, se non vado errato. È chiaro, cioè la competenza c'è, è evidente. Come si guadagna di più rispetto all'SP500 investendo in Monster? Capite? Cioè, le informazioni sono evidenti, sono palesi, ok? Un conto quindi è quello che si sa, un conto è l'ambito delle competenze, un conto è fare, e questa è una cosa molto importante. In che senso? Beh, l'esempio di cui vi ho parlato anche in un altro video è questo. Cioè, io so che Monster conviene e che mi farà guadagnare molti più soldi, ma poi chi si ritrova nel meno 43% che ha fatto qua nel 2012? Io, indipendentemente dalle nostre competenze. E nelle nostre singole situazioni, meno 43%, magari hai la tua compagna, il tuo compagno, tua moglie, tuo marito a dire: ma sei scemo, il 43%, ma vendi subito, ci stiamo andando in rovina. Oppure sei teso e che ne so, sei stressato anche dal lavoro, in più arriva questo meno 43% e esci scemo e vendi la posizione quando sapevi che avresti dovuto tenerla, ma in quel momento sei coinvolto in una sfera emotiva completamente imprevedibile e io reagirei in un modo, tu in un altro,
E sicuramente non secondo le nostre competenze. Per forza. Ragazzi, spieghiamoci, cioè il 90% dei trader su base annua è perdente. Ci sarà un motivo, non è che sono tutti deficienti. Certo, la base è la strategia, sicuramente fatto 100 è il 10% di strategia ci vuole per raggiungere i risultati. Ma adesso è mindset, cioè quello che bisogna fare rispetto a quello che si sa. È completamente diverso. Tonnellate di analisti finanziari, investitori super competenti durante la crisi della bolla delle dot com o nel 2008 o nel 2020 sono andati in panico, ognuno. E basta leggere i giornali, è finito tutto il capitalismo, è finito l'epoca degli Stati Uniti, è finita, adesso entra la Cina, sicuramente ricapiterà, questa è una cosa molto comune. Sono tutti andati in panico, ma sono tutti idioti. No, ma non è così. Tra il dire e il fare c'è veramente di mezzo il mindset. È difficile da imparare. Ragazzi, ricordate, fare è diverso dal sapere o dal dire. È veramente differente. Quindi non mi basta dirvi compra Monster per fare 1400%. Vi devo dare anche gli strumenti per superare queste fasi. Come col mindset. Esempio numero 2. Non sei un'isola, sarai sempre influenzato dagli altri. L'ho appena detto. Quale azienda comprare? Come investire? Beh, queste sono domande che non riguardano solo te. È stato studiato scientificamente, non me lo sto inventando, che parte delle aziende che compri è perché ne hai sentito parlare, perché le leggi su internet, perché ci investe un tuo amico, un tuo familiare, perché te ne ha parlato qualcuno, perché hai letto un articolo, perché è sul telegiornale. E quello non sei tu, ma vieni da fuori. E quindi devi anche capire che le tue decisioni vengono influenzate anche dal contesto. Da chi ti sta attorno, da come filtri le informazioni. E perché è importante capire come scegli, come prendere la decisione corretta? È evidente. Perché la decisione vuol dire comprare l'ETF giusto, comprare l'azienda giusta, una può fare il 100%, l'altra lo fa lo zero, mettere live i trading system giusti, attivare o disattivare i trading system, aprire uno spread, chiudere uno spread, sono tutte scelte. E devi capire che non sei solo nel farle, sei influenzato inconsciamente, ovviamente, anche dagli altri, dal tuo contesto. Questo è un grande esempio. Sicuramente hai sentito molto più parlare di Uber rispetto a T-Row. Per forza è più famosa, è sulla bocca di tutti, è un'azienda di una tecnologia dirompente, ha effetto concreto, ci ordini, io quando ero a Panama sono stato 15 giorni, ho usato Uber da matti, sia per guidare sia per farmi portare il cibo, ancora un po', veramente ci facevo un abbonamento, ci spendo 300 euro in 15 giorni. Ed è vicina, la senti, te ne parlano, senti gli articoli, magari non al telegiornale, ma leggi gli articoli online, gli analisti ne parlano tutti. Sei molto più portato a focalizzarti su Uber. T-Row, non dico che nessuno la conosce, è un'azienda molto famosa per gli addetti al settore, ma magari là fuori si sente meno. È difficile trovare qualcuno, magari un amico, un conoscente su Facebook, sui social, che ti dice: no, compra T-Row perché è una tecnologia dirompente. Non è così. È un'azienda molto, molto banale, che fa gestione di capitali, è molto noiosa, ok? Eppure una in 4 anni fa più il 218%, l'altro fa il più 40% con una volatilità pazzesca. Ah, ma Uber ha solo 2 anni. Eh sì, però noi abbiamo i dati anche di prima, eh? Uber perde soldi da sempre. Ha un modello di business molto complicato, non dico che per forza vada male, però quando farai delle scelte o stai facendo delle scelte o hai fatto delle scelte, devi capire che sei anche influenzato da queste cose. Anche se secondo te non è così, anche se rifiuti questa spiegazione, lo è perché sei un essere umano, a meno che tu non sia un alieno, e nel caso scrivi un commento qua sotto. Però se sei un essere umano, il cervello funziona così. Magari sei più influenzato di altri o magari molto meno, però non devi mai perdere di vista che non sei un'isola. Vabbè, questo te l'ho già fatto vedere, le performance, ok? 240% contro il 61%, ecco. Terzo esempio, segnale versus rumore. Questo è un esercizio che faccio da mesi con la rassegna stampa, che adesso è diventato bozza editoriale venerdì. Noi siamo martellati dalle notizie, dalle informazioni. Secondo me, una delle più grandi rivoluzioni dell'umanità in tutta la sua storia è stato internet. È un mezzo incredibile, di una potenza che noi, secondo me, ancora, nonostante tutto, non capiamo ancora.
Ha un lato, come tutte le rivoluzioni, negativo, cioè ha aumentato il flusso di informazioni e devi avere gli strumenti per capire che informazioni usare e non usare. Cioè, il problema è che ogni giorno siamo esposti a 100 informazioni che arrivano. Per forza, perché internet, a meno che tu non sia un Amish, anche in quel caso scrivimi alieno o Amish, scrivete nei commenti, ci facciamo due chiacchiere. Però è normale. 100 notizie al giorno, facciamo una stima. E queste 100 notizie tu non le puoi leggere tutte, non le puoi analizzare tutte, quindi automaticamente, inconsciamente, al posto di fare 10 clic in una pagina, ne fai uno, ne fai due. Bene, fatto 100, tu usufruisci di 10. Quindi sei già bombardato, c'è una cascata di notizie che ti arrivano. Visto che non puoi averci a che fare, devi sceglierne un po'. E quelle poche scegli influenzano poi i tuoi investimenti, la tua visione del mondo. Conviene investire in oro? Io sento sempre parlare di oro. Fatto 100 delle informazioni, delle 10 che mi rimangono inconsciamente, istintivamente, tramite il mio confirmation bias, tutti parlano di oro, investire in oro. Adesso aumenta l'inflazione, quindi bisogna investire in oro. Oro è un ottimo investimento. Investitore X ha oro, investitore Y ha oro in portafoglio, l'azienda Z ha oro in portafoglio, eccetera, eccetera. Questo è il rumore, ok? Il rumore ci dice che oro è un ottimo asset su cui investire. Negli ultimi 14 anni, 15 anni, 16 anni, oro ha dato l'8,29% di CAGR e l'S&P 500, l'azionariato in generale statunitense, ha dato il 10,52. Certo, c'è una differenza di 2 punti, ma rimane un ottimo investimento, no? Questo è quello che il rumore ci dice, che veniamo bombardati da questa roba. Io mi finisco per convincermene. Cos'è invece il segnale? Il segnale è l'informazione che effettivamente ha senso, e cioè che negli ultimi 40 anni oro non ha guadagnato mai. Ha una media al netto dell'inflazione pari circa al 2%. Ok? Se guardi la curva, blu è oro, rosso è l'azionariato americano, neanche Nasdaq, che punta. No, l'azionario, la media, small cap, la media. Non c'è paragone. Però sono 45 anni di storia, eh? Vuoi rifiutare di guardare 45 anni di storia solo perché dai retta al rumore e non al segnale? E non funziona. Sono soldi. Anzi, funziona benissimo, fallo. Io guadagnerò più di te. Il problema è che se tu guadagnerai meno di me, verrai influenzato dai miei risultati, allora non sarai soddisfatto e continuerai a buttare soldi in strategie evidenziate dal rumore. E quello è il principio. Sono soldi alla fine. Cioè, il fulcro sono sempre soldi, ok? Puoi guadagnare di più e puoi guadagnare di meno. Puoi guadagnare di più, per farlo devi dare retta al segnale e non al rumore. E come fai? Ah sì, devo solo selezionare le notizie importanti e le analisi importanti che mi danno spunti positivi. Lo sai, poi nei fatti, Ok? Nei fatti è diverso. Guarda esempio, trading automatico, sì, cioè il trading automatico l'abbiamo scelto tutti per l'automazione, ok? Perché il trading automatico ti permette di non avere emozioni. Nella realtà, chi investe, chi davvero propri soldi nel trading automatico, sa che questo non è vero. Cioè, chi dice che il trading automatico annulla le emozioni, l'emotività, vuol dire che non ci ha mai messo un centesimo, cioè è evidente, questo è un già grande discrimine, no? Senti parlare in questo modo, già accantona quelle informazioni perché non hanno senso. Ma cosa vuol dire che siamo comunque coinvolti nell'emotività? Perché non è facile. Non sto parlando anche solo del live. Perdo soldi anche col trading automatico, sarò agitato, ansioso, avrò paura, eccetera, eccetera. È più normale da capire. Ti voglio proporre un altro punto di vista. Quando costruisci i sistemi, cosa c'è di più bello di costruire un sistema tipo questo, che fa 300.000 dollari in 10 anni e fai una caterva di soldi? Già ti immagini Barbados, le spiagge del Nicaragua, la Thailandia, Porsche, Ferrari, ok? L'hai fatto tu. È un codice semplice questo, eh? Manualmente, cioè non è un trucco, non è che ho modificato, esce, c'erano delle ottimizzazioni molto semplici, esce questa equity line, assolutamente, proprio è molto probabile che tu prima o poi crei un equity line del genere, ok? Un sistema del genere. Qual è il problema? Il problema è che è un backtest fallato, sbagliato. In che senso?
Nel senso che tecnicamente è corretto, cioè fa il lavoro che fa, che il codice richiede, ma c'è un dettaglio che modifica i rendimenti. Il dettaglio fa sì che, come vediamo a sinistra, il profitto sia di 290 mila dollari, l'average trade sia di 165, tanti guadagni. Tolto questo errore, ma è un errore perché non è replicabile in live, cioè questa cosa live non si può realizzare a causa di questo errore, quindi non è un qualcosa che dico io, prova a metterlo live e vedrai. Adesso ti spiego anche qual è l'errore. In realtà 290 mila dollari con questo errore risolto diventano 112 mila dollari con un average trade di 63 dollari. Ora, non è che va in bancarotta, ma capisci che sono stati tolti 180 mila dollari di guadagno e 100 dollari di average trade. E dentro l'average trade ci devono stare tutti i costi, tutte le cose, quindi è completamente diverso. Tramite un errore che tu inconsciamente ignorerai spesso. Ma perché te lo dico? Perché è successo anche a me. Che se non sbaglio nel 2016 ho mandato una email super tronfia di me e con un ego smisurato di cui mi vergogno a tutti i trader italiani trader automatici italiani che giravano con il mio sistema. Il mio sistema era questo, era miracoloso. Mi hanno risposto con molto garbo dicendo: potrebbe esserci questo errore, verifica, a me non sembra che questi ritorni siano normali. Mi hanno detto: oh no, per forza, non posso non averlo notato, sono troppo intelligente. Questi sono i miei pensieri, inconsci, inconsci. Però avrei rischiato questa roba qua, andare live con un sistema assolutamente inefficiente che mi avrebbe fatto perdere soldi, ok? Semplicemente perché avevo impostato sulla barra daily lo stop a 500. E quindi non sarebbe stato replicabile live. Ok? Pensavo di aver fatto questa roba, il trading automatico, bellissimo, un sogno, la gestione delle emotività, e poi il diavolo si nasconde nei dettagli, rischi di essere autoingannato da te stesso. Trading automatico sì, ma seconda parte, faccio un altro esempio. Ok? Questo è un sistema che ho live, si chiama Gravel, sul Nasdaq, sul micro Nasdaq in particolare, ho un contratto sul micro Nasdaq. Ed è un sistema che ho realizzato non mi ricordo se fine 2018 o inizio 2019, ma comunque ho messo live da maggio del 2019. Me lo ricordo molto bene, trovi anche il video in merito, perché appena ho messo su, a maggio del 2019 ho fatto il peggior drawdown della storia, quindi l'ho subito ritolto, poi l'ho rimesso, è stato molto travagliato, ma poi ha continuato a crescere molto bene. È uno dei sistemi più affidabili che io abbia, ok? Il Gravel. Adesso ce l'ho su e da marzo, da febbraio ho fatto delle buone crescite per poi curvare un po' la testa, piegare un po', fatto un po' di stop loss, vedi? Insomma, si vede che sta un po' facendo fatica. Sta facendo fatica. Cosa succede in questi casi? Che poi non ho messo la slide successiva, che non so cosa fare. Stop, 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 stop. Cosa faccio? Lo tolgo dal live, lo metto, lo lascio, però se lo lascio poi ho un altro sistema sul Nasdaq che sta guadagnando di più e rischio di perdere, di rimpiangere di non aver messo su quello là, ma poi se lo tolgo, poi scommetto che se adesso lo tolgo, poi continuerà ad andare bene, quindi mi rimangerò le mani. E capisci che c'è una scelta sempre. Sistema automatico o non sistema automatico, sistema di equity control attivato o non attivato, tu sarai sempre esposto a delle scelte. E la maggior parte di queste scelte saranno sbagliate se non avrai il mindset granitico sotto controllo. Ma cosa vuol dire mindset? Capirai che scelte fare, capirai dov'è il vero vantaggio, capirai come contestualizzare questa tua paura, come intenderla, come riconoscerla, come controllarla, ma davvero, cioè non è un esercizio di yoga spirituale, le farfalle, gli spiriti e la natura che ci abbraccia, no, non c'entra niente, però devi capire come fare le scelte, ok? È molto importante. Quindi ti invito lunedì 13 settembre ore 21, live da New York, la lezione gratuita che ti cambierà completamente la vita. La lezione sblocca profitti perché si chiama in modo preciso, cioè mindset, né quella roba là, è uno sblocca profitti. Se vuoi guadagnare di più, se non vuoi guadagnare di più, non anzi, vieni comunque alla lezione, ci facciamo due chiacchiere, ma poi per carità. Scoprirai con che approccio mentale affronto i mercati come faccio a prendere profitto, mantenendo il sangue freddo. Scoprirai come usano la mente le persone di successo come Warren Buffett, Ray Dalio e chiunque riesca a ottenere profitti sui mercati finanziari. C'è un pattern comune in queste persone. Scoprirai. Scoprirai tutte le trappole mentali in cui sono caduto. Dal 2011 che
cado nelle trappole mentali. Nel tempo ho imparato a gestire il mindset autonomamente, ci ho messo 10 anni e adesso faccio meno errori di prima. Non è che non ne faccio, ma ne faccio meno di prima, quindi perdo meno soldi in base ai miei errori. Ma mi sono costato una caterva di soldi. Luglio del 2018 ho fatto almeno 30% di drawdown a causa del mindset, te lo posso garantire. E prima di diventare trader full time, il 1° aprile del 2017, io nei 2 anni precedenti ho speso in perdite oltre 30.000 euro. E capisci che non ha senso. Impara dai miei errori, non falli anche tu, non ha senso. Scoprirai come ridurre al minimo l'emotività in modo pratico, scoprirai che quello che nessuno ti dice sul money management e sul rischio, scoprirai perché facciamo scelte prudenti e come riconoscerle, così da correre ai ripari in tempo. Mi raccomando, ti aspetto alla lezione, il link in descrizione, www.sbloccaprofitti.com, sarà un evento straordinario.